Più certezza sui tempi di pagamento, politiche a difesa del prezzo dei prodotti degli agricoltori, far funzionare il piano di sviluppo rurale e difesa delle produzioni locali. È quanto chiedono le migliaia di imprenditori del settore agricolo arrivati a Napoli da ogni provincia della regione per dar vita a un corteo di protesta che si è sciolto davanti il palazzo della Regione Campania dopo aver percorso tutto il centro cittadino. Una mobilitazione regionale indetta dalla CIA Campania, la Confederazione Italiana Agricoltura, presieduta da Alessandro Mastrocinque. Ma noi chiediamo l'assessore all'agricoltura, per troppo tempo stiamo aspettando i pagamenti della regione, non c'è una governance e bisogna ristrutturare tutto il comparto dell'agricoltura. I motivi della protesta sono questi, aspettiamo i pagamenti da 3 anni, abbiamo speso solo l'8% dei PSR, che è una dotazione finanziaria la seconda d'Italia, e non possiamo più attendere oltre, altrimenti le nostre aziende chiudono. Noi l'abbiamo chiesto già dal 2015 un assessore, è arrivato il momento di mettere a capo della struttura un riferimento per tutti che faccia funzionare il sistema. La nomina dell'assessore dopo ristrutturare anche la struttura operativa, parlo sia quella centrale di Napoli ma anche le periferiche che fanno fatica a lavorare le pratiche degli agricoltori che aspettano anni per avere il riconoscimento delle loro pratiche.